Montefalcone Appennino è un comune che conta meno di 500 abitanti. Si trova sulla bassa montagna fermana ed ha un centro storico molto particolare, posto sopra uno sperone di roccia risalente a più di 4 milioni di anni fa. La parte più bassa del paese offre un bellissimo panorama che nelle giornate di sole si estende dai Sibillini al Monte Conero. Il polo museale Palazzo Felici ospita il Museo Comunale dei Fossili e dei Minerali, costruito per valorizzare le caratteristiche geologiche del territorio. Il museo espone in un percorso articolato in sezioni fossili e minerali locali, oltre a numerosi esemplari provenienti da tutto il mondo. Nella sezione dei fossili sono conservati 500 reperti del Pliocene inferiore, mentre la sezione dei minerali conserva 1200 pezzi. In una delle sale possiamo visitare il Museo dell'Alamanno, che espone un quadro appartenente all'omonimo pittore austriaco proveniente dalla chiesa di San Giovanni Battista in luogo di Sasso. Dalla stessa chiesa proviene inoltre una preziosissima croce trecentesca di probabile fattura bizantina. Affiancato a Palazzo Felici troviamo il giardino Tronelli, realizzato su una superficie scogliosa ed in pendenza, caratterizzato da sentieri serpentinati tra numerose specie di piante. Progettato intorno agli anni 20 del secolo scorso, è stato uno dei primi giardini pensili italiani. Progetto cofinanziato nell'ambito del piano di sviluppo locale del GAL Fermano Leader.